7 agosto 1990. Per chi segue la cronaca nera è una pietra miliare, soprattutto a Roma, perché è la data del delitto di Via Poma. Vi ricorderete la ragazza Simonetta Cesaroni, di 19 anni, che fu uccisa con una trentina di pugnalate nell'ufficio dove lavorava, appunto a Via Poma. Un omicidio che ha fatto parlare fino a pochissimo tempo fa e di cui ancora si parla. Mai risolto. Come qualcuno probabilmente ricorda, ci fu un processo all'ex fidanzato Raniero Busco, assolutamente innocente, che fu condannato in primo grado a 24 anni e successivamente assolto in appello e in Cassazione. Quel processo io l'ho sempre definito un orrore giudiziario, non un errore giudiziario, perché gli indizi erano assolutamente labili, inesistenti. Chiunque avesse seguito l'omicidio, sia poliziotti che giornalisti che investigatori, chiunque l'avesse seguito fin dall'inizio era sconcertato, perché il ragazzo aveva un alibi assolutamente di ferro. E questa vicenda mi ha fatto molto riflettere, perché Raniero Busco, questo è il nome del fidanzato, fu difeso da grandissimi avvocati, Franco Coppi, forse top del Foro di Roma, e se la cavò perché era innocente. Io sto ancora a domandarmi, e se fosse stato un caso qualsiasi, un caso meno famoso, una vicenda che non avesse mobilitato tante energie, non avesse fatto parlare tanto, che sarebbe successo? Forse la condanna sarebbe stata confermata, o forse non ci sarebbe stato appello e un innocente starebbe scontando 24 anni di galera. Ecco una cosa su cui dobbiamo rifletterci un po', come sul nostro sistema che consente 3 gradi di giudizio che danno sentenze a spesso assolutamente in contrasto tra di loro. Comunque, per tornare a Simonetta, l'assassino non è mai stato individuato. Io ho una mia convinzione che non posso dire pubblicamente, ma credo che gli investigatori in passato ci siano arrivati molto vicino, poi qualcosa li ha distratti. Però una cosa bisogna dire: quando si parla di delitti di tanto tempo fa, si tende a giudicarli con il metro di oggi. Quindi gli errori, non fu congelata la scena, il DNA, eccetera. Ricordiamoci che dal punto di vista delle tecniche investigative, 30 anni fa era la preistoria. Quindi un'indagine di allora non può essere paragonata a un'inchiesta fatta con le moderne tecnologie investigative. Sono certo che se allora fossero state applicate, se solo per esempio ci fosse stata la possibilità di avere i cellulari, il traffico telefonico e di individuare attraverso le celle del telefonino i movimenti dei sospettati, probabilmente non staremmo a parlare dopo tanti anni di un caso irrisolto.